da questa giornata dello champagne credo che siano due i messaggi importanti, quello della sostenibilità e questo nuovo appello che stiamo facendo per la difesa di queste denominazioni. Sì, la sostenibilità è un progetto che la Champagne porta avanti ormai da una decina d'anni. Sono stati già raggiunti risultati importanti con una diminuzione dal 2003 al 2010 del 5% delle emissioni di CO2, una riduzione del 50% in 15 anni dei prodotti fitosanitari, un'attenzione particolare al paesaggio con la candidatura ai paesaggi dell'umanità al patrimonio dell'UNESCO. E quindi è un cammino che non soltanto è iniziato ma comincia a portare già i primi risultati. Il secondo messaggio che portiamo agli chef e sommelier italiani è l'invito a sottoscrivere una petizione che sarà presentata il 19 di ottobre a New York al Senato degli Stati Uniti affinché il governo americano riconosca il diritto a una corretta etichettatura dei vini provenienti dalle grandi regioni di tutto il mondo. E questo è un problema che non solo investe lo champagne, ma è un'iniziativa alla quale hanno aderito moltissime denominazioni di tutto il mondo, e mi fa piacere in Italia citare il caso del Consorzio del Chianti Classico.